Quest'oggi siamo insieme a Raffaele Igliano, con il quale vogliamo affrontare un argomento particolare in questo training camp in BC Holidays, ovvero la preparazione e la biomeccanica. Raffaele, tu hai un vero e proprio centro di preparazione e lo hai portato qui in Spagna. Sì, praticamente dopo il mio trascorso da professionista sono ritornato in Campania dopo tanti anni in Toscana e ho portato un po' quello che si chiama biomeccanica. Praticamente attualmente nel settore dei professionisti e anche nel mondo amatoriale è un argomento di cui si parla e si legge tutti i giorni sui social, su internet, stando sempre attenti e guardandoli un po' con occhio critico, perché la biomeccanica attualmente, quando parliamo di biomeccanica, cioè dei principi della meccanica applicata al corpo umano, bisogna stare attenti a quello che è poi veramente la conoscenza per applicare questi principi. Diciamo, non basta solo l'esperienza di chi ha trascorso tanti anni in bici come me, ma bisogna avere anche delle conoscenze dal punto di vista della anatomia, della fisica, della dinamica, e poi dopo possiamo magari fare una valutazione. La biomeccanica serve soprattutto a tutti per, come primo consiglio, per evitare infortuni. Una giusta pedalata ti consente di esprimerti al meglio, ma soprattutto evitare infortuni come una tendinite, un carico eccessivo sulla schiena. Quindi un po' è una sorta di prevenzione principalmente. Dopodiché possiamo parlare anche di biomeccanica per migliorare l'assetto, per avere anche una prestazione migliore. Dal punto di vista amatoriale, il consiglio mio è quello di fare sempre, prima dell'acquisto della bici, tant'è vero che io collaboro con il negozio Evolution Bikes, che è leader nel settore del centro-sud Italia, per garantire al cliente soprattutto un acquisto importante, perché spesso si arrivano a cifre dai 5.000 euro in su delle biciclette, quindi comprare una bici con delle caratteristiche e delle misure giuste è fondamentale. E dopodiché gli regolo l'assetto per poter pedalare in armonia con la propria bici. Deve essere un tutt'uno tra la bici e il ciclista. Poi mi occupo di preparazione atletica, seguo tanti amatori e anche corridori che fanno un'attività professionale, e diciamo che anche qui è un argomento molto vasto. Oggigiorno purtroppo non si inventa niente, anche le attività amatoriali sono molto intense, parliamo di gran fondo che vanno oltre 130-140 km con dislivelli anche di 4.000 metri, e la cosa fondamentale che io punto sempre è quello di riuscire ad ottimizzare il tempo del vero amatore. Oggigiorno purtroppo c'è un problema, che è quello della categoria amatoriale, che purtroppo c'è gente che non per colpa loro, attenzione, purtroppo il regolamento che consente di praticarlo come professione, e correre con persone che poi rubano 2 ore, 3 volte a settimana al lavoro e vanno a correre con gente che invece magari fa 6 ore di allenamento e vengono anche pagati per questo. Il mio ruolo è fondamentale soprattutto per riuscire a ottimizzare, quello del personal trainer in generale, mira a ottimizzare il tempo che un amatore ha a disposizione. Sfruttare anche 1 ora e mezza al giorno per raggiungere non solo uno stato di forma ideale, ma soprattutto anche un piccolo obiettivo, che può essere quello di una gara oppure anche di una randonnée, di una prestazione da endurance. C'è anche gente che punta ad andare in bici sapendo ogni giorno cosa fare. Ecco, io spesso dico, il ciclismo non è uno sport ignorante, anzi, oggigiorno il ciclismo è uno sport scientifico, molto molto tecnico, non è più come una volta, e è fondamentale riuscire a organizzarsi, a fare dei programmi alla lunga, perché giustamente un amatore quando finisce il lavoro non può andare in bici e dice oggi magari ho 4 ore, parto e vado. No, bisogna guardare innanzitutto a fare una visita medica sportiva obbligatoria, fare delle analisi per vedere un po' a livello fisiologico come si sta, e iniziare un programma mirato, senza esagerare, perché ragazzi oggigiorno se ne sentono di tutti i colori. Ieri proprio sul Vesuvio in Campania c'è stato l'episodio di un ragazzo che è morto con un infarto, uno che andava in bici tutti i giorni. Quindi stiamo attenti a non esagerare, a non seguire il consiglio dell'amico che va anche in bici da tanti anni e può sembrare esperto, perché per poter insegnare ad andare in bici bisogna avere le giuste conoscenze, bisogna studiare. Qua
da parte mia c'è tanta esperienza, ma se non avessi abbinato l'esperienza allo studio non avrei voluto fare questo lavoro.